Ciao, sono Elisa, biologa nutrizionista specializzata in alimentazione per sportivi. Collaboro con Northern Runners. Assolutamente no, per dimagrire bisogna calcolare il proprio metabolismo basale e in base a quello bisogna stilare un'alimentazione che abbia la giusta percentuale di macronutrienti e micronutrienti e poi ovviamente abbinare anche l'attività fisica. Solo in questo modo riusciamo a dimagrire nel modo corretto, cioè perdendo massa grassa e rimanendo invece con un metabolismo basale alto e quindi rimanendo con una massa magra adeguata fino alla fine del nostro percorso e al raggiungimento del nostro obiettivo. Allora, prima dell'allenamento un runner dovrebbe avere come carburante gli zuccheri che però devono essere a basso medio indice glicemico, quindi andiamo su carboidrati come ad esempio pane integrale, pasta integrale, fette biscottate integrali, oppure possiamo anche andare su integratori non alimentari ma solo in determinati casi. Il durante, anche lì dobbiamo avere delle scorte di zuccheri, quindi cercare di reintegrare sempre. Ovviamente si parla soltanto di allenamenti molto lunghi o gare molto lunghe, quindi che durano tanto tempo, e nel post reintegrare sempre il glicogeno muscolare, quindi attraverso i carboidrati anche a medio alto indice glicemico, e nel caso in cui aspettiamo un allenamento ravvicinato poi nel tempo anche aminoacidi ramificati oppure omega 3.